Il video sul vinile, questo qua, è stato molto dibattuto e vi ringrazio per questo. Sono venuti fuori due elementi principali che mi preme sottolineare e continuare a discutere con tutti voi. Molti mi avete bacchettato dicendo: "Eh però, se mi parli di vinile non mi consideri la tecnica". È vero che avevo parlato di tecnica in generale, però non mi ero soffermato sulla tecnica del vinile, che è un qualcosa di più specifico e anche molto interessante. E quindi vi ringrazio di questo suggerimento. Insieme a questo è venuta fuori una questione generazionale. Molti, che mi pare di capire sulla quarantina, hanno inserito nei commenti: vedi, questi giovani però non capiscono, non apprezzano, eccetera, eccetera". Mi preme scindere le due questioni ed analizzarle separatamente, perché la questione generazionale, che è oltremodo interessante, non la tratterei semplicemente legata al vinile, ma preferirei parlarne in separata sede e cercare di approfondire anche quell'aspetto, perché comunque riguarda anche l'approccio in generale alla serata o anche alla professione. Oggi parliamo della tecnica del vinile. Quando usavano i vinili c'erano molti meno fronzoli, molti meno effetti. La pulizia e la qualità del mixaggio era una caratteristica molto importante in un set, fondamentale. C'era anche la tendenza a fare dei mixaggi più lunghi, a sovrapporre i dischi per più tempo. E dal momento che il piatto è un elemento molto meccanico, non era così regolare come oggi. Dovevi tenere in considerazione la battuta e il tempo continuamente durante il mixaggio, perché non era esattamente preciso. Prendi due dischi uguali, metti il pitch a zero e li mandi insieme, non è detto che ti vadano esattamente uguale, perché magari il peso del braccetto può essere regolato in modo diverso, perché comunque sì, ci sono delle piccole sfumature. E allora si interviene rallentando, velocizzando il piatto e cercando di aggiustare la battuta in modo che combaci perfettamente. Lo riconosci il DJ che viene dal vinile? Se chi è cresciuto con i CDJ tende a mettere le mani molto sul jog e anche con dei movimenti piuttosto bruschi mentre sta mixando, chi è cresciuto con il vinile tende a fare dei piccoli aggiustamenti e a lavorare molto di più sul pitch. Il perché è evidente: se avevi dei movimenti bruschi sul disco, si sentivano dei rumori, si sentivano degli scratch e comunque non riuscivi a sistemare bene la velocità. Questo tipo di approccio se lo sono portati dietro anche in seguito con i CDJ, e lo vedi ancora oggi, anche se lavorano con le console e i software del computer. E se inizi oggi, inizi con i vinili, è importante la pulizia del mixaggio e la qualità del mixaggio e il modo in cui intervieni tecnicamente durante un set. Questo perché, come giustamente avete fatto notare, è inutile suonare con i vinili se non li metti a tempo. Ed è inutile anche intervenire con molti effetti, filtri, eccetera, se poi durante il passaggio è una tragedia. Per il vinile la manualità è fondamentale e la manualità si ottiene e si migliora con l'allenamento. Se suoni molto non hai bisogno di fare le prove a casa, di volta in volta sei sempre più preciso e le performance sono sempre migliori. Se però non suoni molto è bene tenersi allenato. Non lo nascondo, faccio parte di quelli che, pur avendo iniziato nel vinile, ho lavorato sempre con i CDJ. E quando mi è capitato dopo, negli anni, dover fare dei passaggi, devo dire che ho durato molta fatica, perché non ho più l'allenamento, ho perso un po' di manualità. Da un certo punto di vista è come andare in bicicletta: imparare si impara, non si dimentica più. Però anche se sei in bicicletta e devi fare una bella salita, se non hai più le gambe, non lo fai. E per il vinile è la stessa cosa. Now, sounds very easy, but it's for many women like a major